nella vita reale, quali emozioni provano nel mondo virtuale. Il centrodestra scende ufficialmente in campo al fianco di Marco Lanzi, candidato a sindaco di Pesaro. L'ex vice commissario di polizia sabato si è presentato a stampa ai cittadini durante una conferenza nel locale del Parco Miralfiore, aperta, vivibile e concreta. Lanzi descrive così la sua lista Pesaro Svolta. Invitiamo proprio i cittadini a partecipare con noi a questa svolta, a questa necessità di cambiare. Io devo dirvi una cosa, sono emozionato per questo momento, io non sono un politico, ho fatto tutt'altro nella vita, però stamattina quando mi sono alzato ho pensato, come iniziare il discorso di oggi, cosa dire? Marco, tu devi partire da quello che hai sempre fatto, dalle domande giuste, dalle domande che fai ai ragazzi quando li incontri nelle scuole. Quando chiedi di capire, chiedi ai ragazzi cosa fanno sulla rete, chiedi ai ragazzi se si sentono a disagio, se vedono un futuro, e purtroppo tanti ragazzi mi dicono no, noi un futuro non lo vediamo. Emergenza abitativa, turismo ed economia tra i temi trattati da Lanzi, poi anche uno sguardo ai giovani con la seconda lista capitanata dal 27enne imprenditore Antonio Bartolomei. A lanciare la candidatura di Lanzi anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Stiamo mettendo in campo un programma, una squadra importante, contestualizzato in un impegno che tocca la Regione per questa città e tocca anche altre istituzioni che ritengono questa Regione e la seconda città di questa Regione fondamentali, strategiche per la crescita non solo appunto di questo territorio ma in una strategia nazionale. Ha dato o darà un consiglio a Marco Lanzi? Marco Lanzi non ha bisogno dei miei consigli e credo che lo ha dimostrato nel suo percorso di vita, per la sua attività professionale, per quello che è, diciamo, il suo curriculum. Quello che mi sento di dire a questa città è che è una città che deve essere maggiormente integrata con il resto della regione, perché le Marche hanno bisogno di Pesaro e Pesaro ha bisogno delle Marche. Nella stessa giornata, ma in via Flaminia, l'assessore comunale Enzo Belloni ha presentato la lista civica Una città in comune. L'obiettivo, dice Belloni, è raddoppiare le preferenze del 2019 e raggiungere i 4.000 voti. La prima legislatura avevamo un consigliere, la seconda due e la terza contiamo di crescere. Noi ci siamo dati un obiettivo importante di raggiungere i 4.000 voti, che per una lista civica è un valore importante, e continuare il nostro percorso. Abbiamo amici, consiglieri, candidati, insomma, che ci seguono dalla prima ora, e ogni tornata elettorale siamo cresciuti. Io ho visto che insomma, quando siamo partiti con il progetto del 2024, le adesioni sono aumentate ulteriormente. Quali sono i temi? Ma i temi sono un po' quelli prima di tutto quello dell'ascolto, che in qualche modo è quello che ci ha caratterizzato in questi anni, almeno per quanto mi riguarda, per l'amministrazione. Noi abbiamo sempre lavorato ascoltando i cittadini, dando risposte, delle volte anche negative, perché rispondere ai cittadini non vuol dire sempre sì, va bene, facciamo, no? Però ci siamo sempre messi in gioco, siamo sempre stati a disposizione della comunità e devo dire che ce lo hanno riconosciuto.